partitissima tra l'Arezzo e il Siena. Arezzo a quota 26 in classifica, in caso di successo potrebbe agganciare proprio il Siena in seconda posizione a quota 29. Un Arezzo che viene da un filotto di vittorie interessante, 4 vittorie di fila con Pontedera, Pistoiese, Carrarese e Arzachena, con 8 gol fatti e uno soltanto subito, quindi i numeri in questo momento sono tutti dalla parte della formazione Amaranto. Perrella all'indietro, Scali, di nuovo Perrella, Cacampo, Perrella apre benissimo per Borgognoni, attenzione, Borgognoni, dentro c'è Mignani, Pellegrini, grande intervento qui del capitano dell'Arezzo, che ha anticipato l'arrivo di Mignani che poteva essere letale. Gaffa al volo, recupero da parte di Gnaccarini. Gnaccarini che gira verso Anselmi, che può scattare. Anselmi la tiene in campo, ottimo lavoro di Anselmi che se ne va via benissimo a Basilicata. Anselmi in area, ne salta un altro, ci riprova, resiste Anselmi, grandissima azione e la palla che colpisce il palo, non è finita, Anselmi la rimette in mezzo, salvataggio di nuovo, attenzione che arriva al volo Martelli, strepitosa azione di Federico Anselmi, è partito in questo cost to cost solitario, ne ha saltati un paio, ha resistito, poi ha concluso la palla che è andata a sbattere sul palo, poi lui l'ha rimessa in mezzo, difende palla Arrigò bene, cerca il lancio per Mignani che è partito in posizione regolare, tutto buono, Mignani tutto solo, la conclusione, gol! Proprio Mignani ha colpito e il Siena passa in vantaggio, non ha perdonato Mignani, è la terza volta che si è creata questa situazione con lui che parte da dietro e poi velocizza all'ultimo e riesce a partire in posizione regolare e qui è stato anche molto abile, molto freddo, ecco, ha battuto con questo diagonale il portiere Migni e quindi il Siena passa, 22esimo gol in campionato per Mignani, al 27esimo dunque porta in vantaggio il Siena qui ad Arezzo. Borgognoni lo riserva di nuovo, Mignani limite, non trova il pallone dall'altra parte, poi qui allunga per Perrella, Perrella conclusione, grandissimo intervento di Migni che evita il 2-0 del Siena, grande parata di Migni qui. Era ammigato proprio all'angolino questo tiro, calcio d'angolo, adesso è un momento difficile per l'Arezzo, Tiberi lascia ad Arrigò, controllo di Arrigò, prova a superare Baldoni, ancora Arrigò, va via Arrigò, a fondo di Arrigò, ancora Migni, blocca tutto, e poi qui su Mignani che non riesce a rinviare, attenzione a Tiradossi, molto bene qui, attenzione al break dell'Arezzo, lanciato Anselmi, molto bravo Gnaccarini a servirlo, Anselmi prova l'affondo, Anselmi in area di rigore, Anselmi ancora, Anselmi dalla linea di fondo mette in mezzo Tiradossi, non è riuscito a controllarla, neanche a tirare al volo, e allora esce Saventi, fischia l'arbitro Neri, Frattarelli, palla che arriva in area, De Pellegrini anticipato da Scali che ha colpito di testa, poi Gaffa, attenzione al contropiede del Siena, ma c'è Bux, scavalcato però da Gaffa che ha vinto il rimpallo, Gaffa, Mignani, l'Arezzo sta rientrando con i suoi centrali, però adesso è scoperto l'Arezzo tutto solo, Perrella la posizione regolare, Pellegrini chiamava il fuorigioco, non è scattata la bandierina, Arrigò, l'Arezzo comunque è rientrato, Arrigò, slalom, ne salta due, Arrigò a fondo in area pericolosissimo di Arrigò che la mette dentro per il gol di Borgognoni, il raddoppio del Siena, Borgognoni ha fatto però una giocata davvero travolgente, Arrigò che è andato via da destra, l'unico dubbio è che l'Arezzo ha protestato molto sulla posizione iniziale di Perrella, l'Arezzo ha alzato, ha fatto capire che poteva esserci la posizione irregolare di Perrella, la bandierina non si è alzata e a quel punto c'è stato lo svolgimento, la prosecuzione dell'azione che ha visto con Arrigò davvero una giocata travolgente sulla destra, ha messo poi un pallone morbido casoterra basso per Borgognoni che dunque ha portato a 2 i gol del Siena, Testini con un buon pallone, va via Gaffa, riesce a toccare per Tiradossi, Tiradossi si libera col destro, la battuta è Marcocci che respinge la pressione dell'Arezzo, Tiradossi qui si era aperto lo specchio della porta per concludere e c'è lo scatto di Mignani che parte contro due, Mignani, Sombrero e poi cerca il lancio per ancora Borgognoni, Borgognoni si stringe l'Arezzo, in questo caso la Bursa si fa rubare palla a Borgognoni, la ridà Mignani tutto solo, Mignani destro, ha schiacciato il tiro, ha graziato l'Arezzo,
prova steccato, controllo di steccato, corto Anselmi, steccato, si prosegue Mussi, dalla parte Sestini tutto solo, Sestini, salvataggio, ma c'è fuorigioco. Battuto corto, Mignani prolunga, attenzione, palo! E poi ancora il salvataggio di Migni, incredibile sulla battuta di La Rosa. Una rovesciata pazzesca di Basilicata che trova un gol straordinario. Straordinario gol di Basilicata. E qui non si può che inchinarci a questo gesto fantastico dal punto di vista tecnico. Il Siena ha costruito 3 occasioni in una. Palo, parata e splendida rovesciata. Davvero una rovesciata pazzesca da parte di Basilicata, che trova così, in questo modo incredibile, il gol del 3-0. È arrivato anche il secondo portiere del Siena, Baroschi, a chiedere a Basilicata come ha fatto a fare questa rovesciata. Non ci crede neanche lui. 3-0 con questo gol fenomenale per Alessandro Basilicata. Pietro Barontini a battere il calcio di punizione. Palla che arriva in mezzo e l'arbitro fischia alla fine. Va al Siena anche il derby di ritorno nel campionato Under 17 di Serie C, vince 3-0 contro un Lanciato Arezzo. Intanto si accende un parapiglia tra i giocatori, peccato, perché comunque insomma al di là di come è andata bisogna trascinarsi in questi episodi. Dunque il Siena è la prima squadra che riesce a vincere in questo campo, l'Arezzo che ha battuto in casa. Cade dunque contro il Siena, si interrompe anche la serie di vittorie consecutive, 4 per la squadra amaranto. Diciamo che il Siena alla lunga è venuto fuori il suo livello, soprattutto le sue abilità offensive, ma anche gli altri reparti, insomma è davvero sicuramente tra le migliori squadre di questo girone, l'ha confermato quest'oggi Mignani e Borgognoni nel primo tempo, Basilicata con la splendida rovesciata nel secondo, facce scure in casa amarante, evidentemente c'era probabilmente anche il sentore di poter fare magari un altro tipo di impresa. I 3 punti vanno al Siena che sale in classifica a quota 32, Arezzo rimane a quota 26. Tra poco andiamo a sentire la voce di mister Dante Gioacchini. Con mister Dante Gioacchini, partita difficile anche se sullo 0-0 sembrava potersi aprire ad altri scenari. Sì, non è stato un primo tempo buono, anzi non mi è piaciuto, anche perché i ragazzi hanno giocato poco a pallone rispetto alle altre partite. Poi il gol che potevamo fare noi, il gol che hanno fatto loro, spostano poco gli equilibri. Il problema è che non abbiamo giocato a calcio il primo tempo, il secondo leggermente meglio. Infatti poteva anche arrivare un gol, insomma, qualche situazione l'Arezzo l'ha creata. Sì, però se non c'è gioco alla fine soffri sia in fase di possesso che in fase di non possesso, e noi abbiamo un po' sofferto oggi. C'erano anche pochi spazi perché loro comunque occupavano molto bene il campo. No, è una buona squadra, è stato un buon test per capire tante dinamiche della nostra squadra. Sono sempre, a parte il risultato, la vedo sempre in una maniera positiva, nel senso che sono motivi di crescita le sconfitte, e quindi la prendiamo e rimbocchiamo le maniche. Cosa si impara da una giornata come questa? Beh, giochi con una squadra di un buon livello e abbiamo visto che noi qualcosina ci manca, soprattutto su alcune trame di gioco, e quindi quello che tiro fuori da questa domenica è che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio anno.